Intanto buongiorno a tutti e grazie di esservi uniti a questo appuntamento. Oggi in particolare raggiungiamo un numero elevato molto elevato di persone che partecipano a questo webinar e quindi vi ringrazio. E cercherò quindi di insomma, farvi vedere qualcosa anche di nuovo rispetto alle puntate, diciamo, precedenti. Io sono Marcello Vezzelli, BIM Application Engineer per Glitec, in particolare vi parlo dalla sede di Milano. E quindi oggi questo webinar tratterà sostanzialmente di Dynamo per Revit in particolare. E oggi vi mostrerò come appunto sfruttando Dynamo in ambiente Revit sia possibile modellare oggetti in maniera avanzata. Ma anche implementare un metodo di lavoro, diciamo, più performante in termini di tempo e quindi sfruttare un flusso BIM a 360 gradi e soprattutto personalizzarlo, customizzarlo in base alle esigenze di ogni utente e caso appunto di un progetto in particolare. Siamo sempre alle prese con progetti uno diverso dall'altro, quindi raramente magari ci capita di fare esattamente sempre le stesse cose. Ma prima di iniziare, vorrei anche un attimo, colgo l'occasione per descrivervi brevemente Gritec, appunto. Gritec è una società internazionale che nasce come sviluppatore di software, BIM, CAE e CAD. È un Autodesk Platinum Partner, quindi è uno dei credo il più grande partner Autodesk nel mondo, e ha uffici in tutta Europa, anche Stati Uniti, ed è leader nella fornitura di soluzioni per l'industria e l'edilizia in tutto il mondo. Gritec fornisce appunto soluzioni tecnologiche all'avanguardia che puntano al miglioramento del business dei clienti e quindi dei processi, al miglioramento dei processi di progettazione. La missione aziendale è infatti diventare un leader mondiale nella fornitura di software per l'edilizia attraverso l'innovazione continua di prodotti e servizi che automatizzano il lavoro e migliorano la produttività nel settore delle costruzioni. Quindi questo webinar cade veramente in maniera perfetta, dato che è appunto mira alla ottimizzazione di un flusso di lavoro utilizzando appunto i software Autodesk in questo caso. Quindi, come vi dicevo precedentemente, Gritec è presente nel mondo in 35 uffici, ha 30 anni di esperienza e è un Autodesk partner mondiale e offre una gamma completa di soluzioni BIM proprie, quindi non è soltanto un fornitore di Autodesk, ma è uno sviluppatore di software, appunto, dei software appunto di Gritec, che vanno a interagire ovviamente con i software Autodesk, che sono tra i più diffusi, ma diciamo vengono sviluppati internamente. Ha più di 450 dipendenti e un dato fondamentale, a mio modo di vedere, è che il 25% sono impiegati in un ambito di ricerca e sviluppo. I 35 uffici sono presenti appunto in tutto il mondo e strategicamente legati tra loro da uno scambio di informazioni. Questo porta appunto a un continuo confronto tra i tecnici, in modo da implementare la qualità del servizio che viene dato appunto ai clienti e appunto a rimanere anche al passo con le esigenze di tutti i clienti nel mondo. Gritec Italia è presente in 5 sedi, Venezia, Milano, Prato, Napoli e Bari. Io appunto, come dicevo precedentemente, vi parlo dalla sede di Milano. E cercano, Gritec Italia cerca di appunto di coprire tutto il territorio nazionale in modo da portare ed essere più vicino possibile ai clienti e portare i servizi in maniera non solo a distanza, ma anche in maniera appunto fisica. Ma passiamo appunto alla tematica di questo webinar, Dynamo. Intanto, cos'è Dynamo? Dynamo è un programma open source, quindi lo trovate installato sui vostri Autodesk, i vostri Revit full, non è presente all'interno di Revit LT, e permette di, è un programma di visualizzazione, di programmazione visuale, scusate, e computational design. A cosa serve? Serve a modellare geometrie complesse,
cosa che non riuscite a fare magari in Revit, per esempio, per dirvi, i muri sostanzialmente per Revit sono verticali, dritti. Ecco, avere un muro fuori piombo non è concepito all'interno di Revit senza l'utilizzo di Dynamo. Con Dynamo è possibile fare una cosa di questo tipo, o anche comunque superfici che vedremo dopo, un po' più complesse, ecco, come le potrebbe essere una volta. Serve a gestire le informazioni contenute nel modello BIM, quindi ha un ruolo, a mio modo di vedere, fondamentale, perché se il Building Information Modeling è appunto scambio di informazioni e creare dei modelli che contengano informazioni, la gestione delle stesse non può che essere basilare. E serve appunto anche ad automatizzare operazioni ripetitive da eseguire altrimenti manualmente, per esempio farvene una, dirvene una a caso, la compilazione automatica delle tavole, okay? Oppure l'inserimento di dati all'interno di Revit, facendo interagire magari Dynamo con Excel, per esempio. Come funziona? Qual è il suo funzionamento? Allora, Dynamo ha la programmazione visuale, sostanzialmente si tratta di una programmazione che non è legata a una scrittura di uno script, come potrebbe essere la programmazione, quella tipica appunto dei programmatori, no? Ma è legata alla creazione di un algoritmo, okay, che in successione leghi questi box che voi vedete con delle linee di collegamento, okay? I box hanno un input e un output di dati, quindi entra un dato, viene elaborato dal nodo, da queste, di questi box, e fuoriesce elaborato. E all'interno di questi box diciamo che è presente lo script che farebbe un programmatore, ma non è necessario che lo facciate voi, gli utenti. Quindi questo permette a anche un utente che non sia un programmatore, quindi possa essere un ingegnere edile, civile o un architetto, di utilizzare una programmazione molto più semplice ed intuitiva. Permette appunto una maggiore libertà della gestione delle informazioni e nella modellazione, di creare fra gli elementi del modello relazioni non presenti nei normali strumenti di Revit. Vi dico fin da subito che ora iniziamo proprio con vi farò vedere delle cose appunto pratiche usando appunto Revit in diretta. Potrete scrivere o farò vedere anche alla fine di questo webinar a questa mail support.italia@gravitech.com per avere risposta a delle domande oppure approfondimenti che potrebbero venirvi in mente. Ve la farò vedere anche dopo, quindi non vi preoccupate di scrivervela adesso. Allora, procediamo. Allora, io ho aperto già Revit, ok? Vado in, apro una famiglia, nuova massa concettuale, massa metrica. Dynamo funziona sia all'interno delle famiglie che all'interno dei progetti di Revit, ok? E sono quindi, quindi ora nell'interfaccia di modellazione delle famiglie. Allora, innanzitutto cambio l'unità di misura perché Dynamo prenderà l'unità di misura dalla famiglia o dal progetto in cui è aperto. Ora apro Dynamo. Faccio, vedete, questa qua è l'interfaccia iniziale, la schermata iniziale. È molto semplice. Vado in nuovo e mi si apre appunto la schermata di Dynamo. Allora, abbiamo sulla destra un foglio di lavoro dove è possibile navigare. E dove saranno presenti gli script, ma anche le geometrie che andremo a modellare. Sulla sinistra, vedete, c'è la libreria con tutti i nodi, quei box che vi faccio vedere. Per esempio, se io vado, e c'è un motore di ricerca, ovviamente, perché, per esempio, se vado in Revit ho tantissimi nodi che posso andare a selezionare. Quindi può essere macchinosa la ricerca. C'è un motore di ricerca, nel caso, per esempio, chi volessi iniziare a definire un punto all'interno dello spazio per modellare una geometria. Cliccherei Point e vedremo fuori tutti i nodi, i box che vi facevo vedere prima, inerenti ai punti. Per esempio, Point by Coordinates definisce un punto, vedete, definisce un punto da tre coordinate cartesiane. Di default, per lui le coordinate sono 0, 0, 0. In particolare, ora lo faccio vedere zoomando un po'.
Mi avvicino. Vedete, questo è un punto di origine. Se lo seleziono, il box, diventa azzurro anche il punto che è nello spazio. Nel caso io volessi spostare, appunto, dare un coordinate diverse a questo punto, per esempio dare un metro in X e un metro in Y, vedete che si sposta il punto. Quindi questo box ha un input che è sulla sinistra, appunto. Questo code block serve per inserire numeri, stringhe o quant'altro. È possibile aprirlo con doppio clic semplicemente all'interno della parte della modellazione. Quindi ho creato un punto che ha coordinate, e lo posso anche vedere da qua, 1, 1, 0. Ok, quindi entra un input che è un numero 1, viene elaborato dal nodo. E esce fuori un output che è il punto vero e proprio. Possiamo crearne un altro, sempre cliccando qua nella libreria, e crea un altro code block per mettere due, che saranno 2 metri, e gli do tutte le coordinate, sia x che y che z. Posso andare a vedere che sono stati creati 2 punti nello spazio. Ora, con questi punti posso creare una lista, quindi creare una lista di tanti punti, in questo caso due. Se io clicco list create è un altro nodo che mi va, cosa fa? Va a unire due oggetti e unisce in un'unica lista, ok? Un elenco. Perché ho fatto questo? Perché ora voglio collegarli da una linea, farli collegare da una linea questi 2 punti. Quindi cosa devo fare? Li ho dovuti raggruppare. Ora vado a cercare la linea, un nodo che mi crea una linea. Okay. Questo nodo, NURBS Curve by Points, vuole sostanzialmente un input di punti che andranno a costituire una curva, che in questo caso è una linea. Okay, vedete che è stata creata una linea. Io con questa linea posso creare una superficie, perché estrudendola creo una superficie. Quindi posso andare a cercare Surface, okay, by Revolve. Cioè anche, vedete che c'è anche una descrizione in ogni nodo, quindi è anche facile utilizzarla. Devo dare il profilo come input, che è appunto la linea. E poi determinati assi, origine e quant'altro. Quando non vado a inserire niente, in questo caso l'asse di origine è stato inserito come coordinate 0, 0, 0. Voglio però inserire uno slider, integer slider, da collegare all'angolo. Questo slide mi permette solo col trascinamento di estendere l'angolo appunto di estrusione. Direi di fare da 0 a 360 in modo da avere tutto l'angolo completo e poter appunto creare una superficie chiusa o una superficie aperta. Ok, quindi io ora sono dentro Dynamo, ho modellato questa geometria. Se riduco la finestra, vedo che c'è la geometria all'interno della famiglia, prima non c'era, però manca ancora un passaggio per creare la geometria all'interno della famiglia, che è import nodo che si chiama import instance by geometry. Con questo nodo appunto è stata creata un'istanza e potete vedere che nella famiglia, sono nella famiglia massa concettuale, è stata creata questa forma. Ok, quindi posso chiudere Dynamo e ho questa forma qua. Cosa mi serve? Se io vado ad aprire un nuovo progetto di Revit architettonico. Ok, e porto dentro questa famiglia che è una superficie sostanzialmente. Porto questa famiglia all'interno di Revit. Ok, io
posso utilizzare questa superficie per appoggiare, insomma, per modellare, per esempio, una facciata continua, un muro, un tetto. In volumetria e planimetria avete sistema facciata continua da superficie, tetto da superficie, quant'altro. Proviamo a fare sistema facciata continua da superficie. Avete visto che io ho usato questa superficie per appoggiare una facciata continua. Poi posso spegnere la forma sostanzialmente e andare a modificare la facciata continua come è stata, per come sistema, come è stato diviso. Ok? Questa è una facciata continua a tutti gli effetti, che però non avrei potuto modellare con le classici strumenti di Revit, insomma. Bene. Faccio vedere un altro script. Apro sempre una nuova massa concettuale. Vado a cambiare l'unità di misura. Vado ad aprire Dynamo. Apro perché posso salvare gli script, ok? Vi faccio vedere un semplice salva con nome. So che poi potevamo salvare lo script di prima, facciamo file salva con nome. Questo din.din è appunto il formato di Dynamo. E posso, quindi posso richiamare gli script che ho fatto anche in precedenza. In questo caso io ne ho fatto uno. Ho salvato e lo posso richiamare. Per generare una superficie, diciamo, una volta. Ok? Ho fatto esattamente la stessa cosa. Sono dentro la famiglia. Chiudo Dynamo. Posso prendere un progetto architettonico. In questo caso non appiccicherò, per esempio, una facciata continua. Potrei farlo, eh. Ma per farvi vedere, variare un pochettino, vi farò vedere che posso prendere questa superficie e utilizzarla come traccia, per esempio un tetto. Se io vado appunto in volumetria e planimetria, tetto da superficie, seleziono la superficie e faccio crea tetto. In questo caso qua ho creato un tetto, perché se seleziono vedete che c'è la stratigrafia classica con questa forma. Oppure potevo anche fare la stessa identica cosa con un muro. Vado a aggiungere muro, la superficie, seleziono la superficie, spengo la massa e ho un muro con questa forma qua. Con la sua stratigrafia. Posso anche cambiare la stratigrafia, ovviamente. Quindi in questo caso qui posso forzare un po' le regole classiche di Revit che mi portano ad avere delle superfici molto regolari. Posso anche usare famiglie adattive. Perché? Vi faccio vedere una forma ancora più complessa. Ho salvato lo script, vedete, lo lancio. È una sella. È possibile, per esempio, è possibile anche creare delle formule. Quindi questo qua non è altro che una funzione. X quadro meno Y quadro fratto A, che è una costante. Ovviamente al variare di A la superficie varierà, no? Ho lanciato, chiudo Dynamo e mi ritrovo con la superficie all'interno della famiglia. Posso. Se vado a caricare una famiglia adattiva, in questo caso io no, ne ho creata una precedentemente, posso prendere la superficie
dividerla, condividi superficie in, per esempio, una maglia 20 per 20. E a questa maglia, vedete, è possibile applicare una famiglia adattiva, che è quella che ho caricato in precedenza. Adesso ci vorrà un attimo di tempo per farla caricare. Ovvio che l'utilizzo delle famiglie adattive è molto legato a Dynamo, nel senso che creare superfici complesse è utile, però se devo applicare degli elementi che si adattino alla forma, devo creare delle famiglie adattive in precedenza. In questo caso era una famiglia basata su un reticolo, infatti ho una divisione a reticolo di questa superficie in questo caso. In particolare questa famiglia adattiva è un sistema di tubolari, una copertura, diciamo, con una lastra di vetro e di tubolari, e vedete che è possibile anche invertire il componente, perché ora me l'ha messo sotto la superficie, posso metterlo sopra. E poi, come ho fatto prima, posso caricare all'interno di un progetto architettonico questa famiglia con questo tetto, fondamentalmente questa copertura, e utilizzarla nel mio progetto. Un'altra cosa che non avremmo potuto fare, diciamo, con Revit. Oltretutto, questo qua è uno script che posso salvare, posso modificare, posso rilanciare nel caso io voglia modificare la copertura, e si adatterà alle varie modifiche di forma. Solo per informarmi anche di questo, dato che adesso devo aspettare che il computer elabori il dato. Dynamo è presente anche per Advanced Steel, e un collega molto spesso fa, comunque, ma credo anche lui un martedì ogni mese, fa un webinar appunto per Dynamo su Advanced Steel. È un'applicazione molto interessante per quel software e appunto risolve decisamente velocizza la modellazione anche in un software che non è Revit, ma che comunque comunica con Revit, perché e dall'App Store potete scaricare il plugin per far comunicare Revit e Advanced Steel in maniera da trattare le strutture in acciaio in maniera ancora più efficiente. Quindi ora vedete, ho creato la famiglia, posso andare a fare aprire un nuovo progetto architettonico. Carico nel progetto la famiglia. Oggetto tetto, diciamo. Vado a disporla adesso in questo caso casualmente all'interno del progetto. Eccola. Ora, se vado a una vista tridimensionale, posso vedere che è stata creata appunto la famiglia. Posso spegnere, come ho fatto in precedenza, la massa concettuale e avere la copertura, ok, in acciaio e vetro, che sarebbe decisamente più difficile da comporre senza l'utilizzo di Dynamo. Poi, e
vi faccio vedere un'altra applicazione per quanto riguarda la gestione informativa. Apro un nuovo progetto. Apro un progetto architettonico solo per utilizzarlo come traccia per farvi vedere alcune cose. Apro Dynamo, quindi non vado più tramite famiglia, ma apro Dynamo direttamente nel progetto. Ok, apri esercizio 3. Ok, questo algoritmo, adesso parliamo di informazioni, permette di selezionare un elemento nel modello, per esempio. Per esempio questo muro. E di questo muro cosa permette di fare? Permette di intanto estrarre delle informazioni. Di questo muro voglio sapere i parametri e ho la lista intera di parametri di questo muro, tra cui l'area, i vincoli, inferiore, superiore e quant'altro, lunghezza. Ma se volessi un parametro ben preciso, per esempio l'area, userei questo nodo, che ti dà il risultato di un parametro ben preciso. Il parametro in questo caso è area e mi ha dato l'area del muro. Nel caso ovviamente abbia più muri, posso selezionarli tutti e richiedere l'area di tutti i muri. In questo caso questa è l'area di tutti i muri presenti nel progetto. Posso inoltre compilare dei parametri. Questo è molto interessante perché se io vado a selezionare questo muro, in Revit il parametro contrassegno, per esempio, ma posso farlo anche con parametri condivisi, non è compilato. Ok, posso compilarlo con Dynamo con set parameter by name. Lo compilo con una sigla 10B. Se torno in Revit, lo seleziono, contrassegno 10B. Questo viene molto utile quando poi riesco a far interagire Revit con Excel, cosa che vi farò vedere ora. In modo possibile estrarre, appunto, compilando un file Excel, è possibile andare a far leggere a Dynamo, far compilare a Dynamo i parametri in Revit. Riapro sempre il progetto. Vedete che non ha tavole create da nuovo, però potrei anche averle, non importa. Apro Gestisci Dynamo. Apri. Generazione tavole da Excel. Vado ad aprire il file di Excel dove ho, diciamo, un esempio di elenco tavole. Okay. Questo qua è un esempio di un elenco tavole che ovviamente è molto semplice, ma è possibile elaborare. Ho il nome delle tavole, appunto il numero delle tavole, la tematica e da chi è stato disegnato e da chi è stato controllato, per esempio. Se io lancio l'algoritmo, sono state generate le tavole, ma non solo. I parametri delle tavole sono stati compilati. Disegnato a arc, controllato da ing, e il numero della tavola e la tematica, per esempio. Ma è possibile farlo con tutti i parametri che ci sono. L'importante all'interno di Dynamo è dare appunto la directory del file Excel e il foglio, ovviamente. C'è questo nodo che serve per far leggere a Dynamo e Excel dei listati di Excel. Vedete che lui aveva letto tanto il titolo, la prima riga, numero, nome disegnato da, controllato da. Poi aveva letto la seconda riga, A-101, piante livello 0, arching, A-101, piante livello 0, arching. E ha fatto così con tutte, poi ha compilato e creato le tavole. Ora avete capito che comunque Revit è un
un grande ruolo di Dynamo all'interno di Revit è il fatto che possa leggere appunto Excel, può anche leggere importare e esportare in vari formati, tra cui far comunicare Revit con Rhino. Vi vorrei far vedere infatti anche questa cosa se vado in Dynamo. Se vado in Dynamo è possibile scaricare dei nodi da internet, da delle librerie che vengono messe in condivisione. Apro questo algoritmo che mi ci permetterà di sincronizzare sempre con Excel, creare una superficie topografica da Excel. E vi faccio vedere che in pacchetti cerca pacchetto. È possibile, appunto, appena si sincronizza con il server in corso, scaricare dei pacchetti. C'è un motore di ricerca, per esempio, se volessi dei nodi che trattano di punti, verrebbero fuori ed sarebbe possibile scaricare degli ulteriori nodi che mi comparirebbero nella libreria a sinistra. In questo caso, per esempio, avevo scaricato questo pacchetto che è Rhynamo, che serve appunto per importare ed esportare file di Rhino all'interno di Revit. Ma tornando a noi, quello che volevo fare con questo algoritmo invece è dato un file di Excel di coordinate di punti del terreno, ok? Cosa volevo fare? Volevo far creare all'interno del modello, che ora potete vedere non ha alcuna superficie topografica, una superficie topografica che deriva appunto da magari da un rilievo topografico che mi è stato dato. Questi sono i punti letti da Excel. Questo qua è il nodo per creare la superficie topografica. Se chiudo, vedete che si è creata la superficie topografica. Ok? In maniera molto veloce. E a volte però non è, può capitare che non basti creare una superficie topografica per definire il terreno. Perché? Sostanzialmente, se voi voleste fare un piano interrato, per bucare la superficie topografica potreste usare soltanto il comando piattaforma edificio, che bucherebbe la superficie topografica totalmente. Ok, ma se avessi una parte di edificio che è sottoterra, ma è ricoperta comunque da terra, non riuscirei a usare la superficie topografica. Dovrei crearmi un elemento solaio di altezza variabile, okay, nel quale i punti debbano essere gli stessi che ho utilizzato ora per fare la superficie topografica, quindi dovrebbe comunque leggerli da Excel. Come si può fare? Sempre con Dynamo. Il file di Excel è sempre lo stesso. Vado a gestisci Dynamo, apro un altro script di Dynamo che mi permetterà di andare a creare un terreno come solaio da Excel. Ok. Qui l'unica differenza è che bisogna creare la famiglia del terreno, in questo caso vi faccio vedere un attimo. Faccio vedere che ho creato un pavimento terreno, un solaio pavimento terreno, un solaio fittizio, che ha uno spessore variabile. In questo modo, se vado appunto in Dynamo, come ho fatto prima, vado a definire il pavimento, vado a selezionarlo, gli faccio leggere i punti, gli do esegui. Questo solaio, che precedentemente era orizzontale, come tutti i solai, ora, all'interno di Revit, ha lo stesso andamento della superficie topografica che avevo fatto precedentemente, ma
È un solaio, quindi non è neanche tanto è pieno. Ed è possibile forarlo, ok? Tramite tutti gli strumenti di Revit classici per forare solai, quindi cavedi o quant'altro. È possibile creare, per esempio, vi faccio vedere, se io faccio un insieme di quattro muri all'interno di questa superficie. Allora, il 3D, se questi muri li porto più in basso, così basta portare più in basso i livelli e porterò più in basso anche i muri. Facciamo così. Ok. In questo caso ho che tutti i muri sono praticamente interrati. Se vado in wireframe li potete vedere. Ok. Se volessi che questi muri fossero totalmente interrati, ricoperti però di terra, adesso provo a farvi vedere cosa voglio fare. Crea una sezione per intenderci meglio. Ok, se vado in questa sezione, questi muri saranno ricoperti di terra. Ok, perfetto. Io posso andare a creare una componente, ok, modello locale, per esempio un modello generico. Un'estrusione, appunto. Vado a prendere fondamentalmente il solido che dovrò estrarre. Ok? Dovrò fare un buco che però è ricoperto di terra, sostanzialmente, quello voglio fare. Vado a creare un parametro di visibilità. Lo creo come istanza per questa modello locale e termino. Ora, cosa vado a fare? Devo andare a selezionare il modello, diciamo con il wireframe che magari uno prende. Allora, andiamo in sezione. Un modello generico, ok. Questo modello generico lo porto più in alto in modo da creare appunto un pezzo. Ok, perfetto. Cosa faccio? Ora vado a unire questo con il terreno e poi vado a prendere modello generico e lo vado a spegnere. Questo ha fatto in modo che se vado in sezione, sto creato un foro all'interno di questa montagna. Non avreste mai potuto fare questo con la piattaforma vi avrebbe bucato anche la parte superiore, ok? E invece in questo modo qua, utilizzando un solaio creato con Dynamo, e sincronizzato con un file Excel di coordinate di punti e la massa locale, avete potuto fare un piano interrato, appunto, ricoperto però dello stesso terreno. Ovviamente poi questo dipende dalla massa che avete creato voi di sottrazione e tutto quanto. Bene. Come vi avevo detto, appunto, vi faccio rivedere la mail, il contatto a cui scrivere per eventuali ulteriori approfondimenti, domande o quant'altro. Spero di essere stato chiaro e soprattutto di avervi dato gli spunti per come potreste sfruttare appunto Dynamo per migliorare.
velocizzare alcuni procedimenti, processi che avete molto ripetitivi magari durante il processo di modellazione. E, vi ringrazio per aver partecipato a questo webinar e appunto vi invito a scriverci a questa mail e vi invito anche a seguirci appunto tutti i martedì con questi appuntamenti molti, come a mio modo di vedere, molto interessanti e utili, danno molti spunti e chiariscono molte idee su cosa possono fare noi software. A mio modo di vedere non è così facile capirlo, se perderci troppo tempo all'interno di siti e quant'altro. E quindi vi invito a seguirci e vi saluto e alla prossima. Grazie e arrivederci.